Ballando con le stelle 2018. Cesare Bocci vince Jessica Notaro Co. Ballando con le stelle 2018 News. Ballando con le stelle 2018, Jessica Notaro. Ho ballato e ho ritrovato la felicità. Jessica Notaro era considerata la favorita di Ballando con le stelle 2018, invece sabato sera è sfumato il sogno della vittoria. Ma per lei lo show su Rai 1 di Milly Carlucci e Paolo Belli ha rappresentato comunque una svolta. Mi ha reso felice, è stata un'esperienza fantastica, emozionante, la più bella della mia vita. Jessica Notaro ha incantato il pubblico ballando col cuore. L'ex Miss Italia ha ballato con l'occhio bendato, mostrando i segni dell'aggressione con l'acido subita dall'ex fidanzato, Edson Tavares. Condannato in primo grado. Spero che il messaggio per tutte le donne vittime di violenza sia arrivato forte e chiaro. Il terzo posto conquistato con il ballerino Stefano Oradei. Sono uscita dalla gara serena. La giuria di Ballando con le Stelle 2018, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni, ha riconosciuto a Jessica Notaro un ideale premio della critica. Non mi ero creata aspettative, è stato perfetto così, punto. Ballando con le Stelle 2018. Cesare Bocci trionfa, Jessica Notaro battuta. Ballando 2018 News, punto. Cesare Bocci, insieme alla ballerina Alessandra Tripodi, hanno vinto Ballando con le Stelle 2018, programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Seconda classificata la coppia formata dal surfista Francisco Porcella e dalla ballerina Anastasia Kuzmina. Solamente terza Jessica Notaro, favorita alla vigilia dai Bookmakers, punto. Ballando con le Stelle 2018. Cesare Bocci trionfa battuto Francisco Porcella. Ballando con le Stelle 2018 News, punto. Cesare Bocci alza il trofeo di Ballando con le Stelle 2018 sotto una pioggia di coriandoli, vicino alla maestra Tripodi. L'attore recita nel ruolo di Mimì Augello nella serie TV del commissario Montalbano. Si gode il trionfo ai danni del surfista Francisco Porcella, battuto in volata. Ballando con le Stelle 2018. Cesare Bocci trionfa Jessica Notaro Co. Ballando con le Stelle 2018 News. La sorpresa è stata Jessica Notaro, l'ex concorrente di Miss Italia, accompagnata dal ballerino Stefano Oradei. Alla fine è arrivata terza a pari merito con la coppia formata dal modello italo-olandese Jaro Jarratana e dalla ballerina Lucrezia Lando. Jessica era data favorita come vincitrice finale del programma, punto. Ballando con le Stelle 2018. Cesare Bocci trionfa. Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro eliminati. Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro si sono fermati nella corsa alla vittoria finale di Ballando con le Stelle 2018 prima della semifinale. Stessa sorte per Natalia e Guetta, in coppia con il maestro Simone Di Pasquale, punto. Ballando con le Stelle 2018 News prima della finale. Ballando con le Stelle 2018 finale. Coppie, ospiti. Ballando con le Stelle 2018 News finale.
ballando con le stelle 2018, sei coppie rimaste in gara nella finale di sabato 19 maggio su Rai. I VIP in gara a Ballando con le Stelle si giocheranno il tutto per tutto nella finalissima di questa edizione, record negli ascolti TV/Auditel. Milly Carlucci, affiancata da Paolo Belli, svelerà il nome della coppia che si aggiudicherà la gara. A bordo pista come sempre Sandro Maier e la criminologa Roberta Bruzzone, punto Ballando con le Stelle 2018 finale, le coppie in gara. Le coppie finaliste di Ballando con le Stelle 2018: Natalia Guetta, Simone Di Pasquale, Cesare Bocci, Alessandra Tripoli, Francisco Porcella, Anastasia Kuzmina, Jessica Notaro, Stefano Oradei, Giovanni Ciacci, Raimondo Todaro, Giaro Giarratana, Lucrezia Lando. Ballando con le Stelle 2018 finale, Milly Carlucci. Fazio. Ha iniziato lui con ironia. Milly Carlucci traccia il bilancio di questa edizione record di Ballando con le Stelle 2018, caratterizzata da meno risse tra giudici e i concorrenti e più polemiche tra la conduttrice e i colleghi, come Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Ma no, le polemiche sono fatte nel post trasmissione su internet, perché fa parte del gioco. Ognuno fa il proprio lavoro, la propria strada. Fazio ha ingaggiato un dialogo sul filo dell'ironia e del divertimento, e io ho solo cercato di essere in sintonia. E sulla Littizzetto che ha ironizzato sul suo aspetto ibernato. Quando si fa spettacolo bisogna accettare battute e ironia, fa parte del gioco. Mai prendersi troppo sul serio, spiega a Milly Carlucci, punto Ballando con le Stelle 2018 finale, Milly Carlucci. I numeri? Noi dobbiamo mantenere saldi certi principi fondamentali. Milly Carlucci è contenta di come sia andato Ballando con le Stelle 2018. Sono più che soddisfatta, abbiamo fatto qualcosa di diverso rispetto al classico programma di intrattenimento, abbiamo portato dei temi importanti trattandoli in maniera leggera come deve fare uno show del sabato sera. A volte le trasmissioni possono essere di grande successo nei numeri, ma poi molto criticate. I numeri si possono fare, anche con cose oltraggiose e scene turche, ma non fanno parte della deontologia del servizio pubblico. Noi dobbiamo mantenere saldi certi principi fondamentali, intrattenere il pubblico preservando eleganza, rispetto e parità di opinioni. La presenza di Jessica Notaro e di Giovanni Ciacci ci hanno dato due argomenti che vanno al di là del semplice spettacolo e la riflessione è continuata all'interno delle famiglie.